La marcia serrata verso Pesaro 2024 punta forte sulla condivisione e sul coinvolgimento allargato. Va in questa direzione la visione di una capitale della cultura che dal capoluogo di provincia abbraccerà tutti i comuni del territorio che avranno la loro occasione per mettere in mostra forze artistiche, culturali e naturalistiche con ogni comune di Pesaro Urbino che sarà capitale della cultura per una settimana del 2024. Un concetto ribadito martedì sera nel Salone Metaurense di Palazzo Ducale della Prefettura, dove il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini e il direttore generale di Pesaro 2024 Silvano Straccini hanno accolto 50 sindaci della provincia per illustrare le linee operative. 50 comuni che saranno tutti al pari protagonisti di una capitale che già dal proprio dossier di candidatura ha voluto raccontare appunto un percorso nei 50 comuni nelle 52 settimane. Il momento diciamo è particolarmente sentito anche perché diciamo, tra 12 mesi, anzi qualcosa in meno, ci sarà con noi il Presidente della Repubblica a dare l'avvio come la tradizione a questa grande avventura che è l'anno di Capitale della Cultura, ma in realtà dobbiamo sentirci tutti coinvolti come se questo anno fosse già iniziato, perché di fatti è già iniziato, e soprattutto sentirci responsabilizzati e fare in modo che sia una sfida che possa poi durare in termini di risultati, di benefici per il nostro territorio per gli anni a venire. La condivisione è fondamentale, non è mai un lavoro facile, meno che meno quando si mettono insieme tanti enti locali, ma anche tanti soggetti operatori nella cultura. Bisogna cercare di portare tutti alla stessa velocità e fare in modo che tutti si sentano partecipi. Siamo orgogliosi di fare rete, di fare squadra nei prossimi mesi assieme al Comune di Pesaro per promuovere al meglio il nostro territorio, la nostra provincia, ma anche la nostra regione. Ringrazio Pesaro per essere capofila in questo progetto che riguarda appunto una realtà condivisa, probabilmente riguarderà una settimana per comune, quindi il 2024 vedrà Monbaroccio stessa capitale della cultura. Quindi devo ringraziare il Comune di Pesaro, l'assessorato alla cultura per l'ottimo lavoro svolto e anche il Ministero per aver premiato questa coralità di progetti. Monbaroccio è pronta, Monbaroccio ha da dare, Palazzo del Monte, il Beato Sante, tutti i musei civici della civiltà contadina, tutta l'arte che abbiamo da mettere a disposizione in un magnifico borgo medievale e rinascimentale. Le direttive su cui stiamo lavorando sono quelle che più già insomma ci fanno conoscere anche al di fuori del territorio provinciale e regionale, che sono sicuramente il teatro, l'associazionismo, l'enogastronomia, le nostre sagre, quindi i nostri borghi. Quindi stiamo lavorando un po' su queste direttrici e presto penso che avremo anche qualcosa su cui lavorare di veramente molto concreto. Come da tradizione, il battesimo dell'anno da Capitale della Cultura sarà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mentre questo mese, già il 25 febbraio, sarà a Pesaro il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano per l'inaugurazione del nuovo assetto del Centro Arti Visive Pescheria. Pensiamo ad accendere quello che vogliamo essere un fuoco olimpico, cioè qualcosa destinato a durare, destinato ad ardere e destinato a raccontare la provincia di Pesaro Urbino con tutte le sue potenzialità, più ancora di quanto fino ad ora non sia conosciuta anche per i propri meriti, grazie alla straordinaria opportunità che è rappresentata dalla Capitale Italiana della Cultura 2024. Noi come prefettura ci sentiamo chiamati in gioco, per cui ci stiamo rifacendo il look insieme all'Agenzia del Demanio, che ringrazio. Abbiamo fatto dei sopralluoghi nei giorni scorsi in modo da rendere questo palazzo ancora più bello di quello che è e di portarlo diciamo al suo valore e alla sua bellezza rinascimentale, di tal che possa essere goduto da tutti.